Gasperini contro Gilardino, il maestro sfida l'allievo in Atalanta-Genoa, nona giornata di Serie A Team. Lukman, doppia sterzata, poi palla dentro, Scamacca spalle alla porta, si gira e calcia! Subito primo tentativo da parte di Scamacca, che questa giocata ce l'ha nel sangue. Dragusin, si è sganciato lui dalla difesa per dare più supporto a questa manovra. Centrale il pallone per Ekuban, vuole calciare e lo fa con un sinistro interessante. Ruggeri in buca di nuovo, Ederson tunnel, è passato in aria, raso a terra e grande scivolata di Vasquez, poi la conclusione di Deron. Sotto la traversa c'è Leali, è calcio d'angolo. Ancora Ruggeri che prova un'altra soluzione, quella centrale da Ederson, infiltrante per Lukman in aria, controlla, calcia Leali e poi Frendrup. Lukman che è bravo a tenere la linea, a non andare in fuorigioco, Leali e poi Frendrup. Allarga Miranchuk, zappa Costa, la rigioca dentro. Controllo di Miranchuk, dentro tacco Leali! Per dire di no a Scamacca, grande giocata e super risposta Scamacca e Leali. Ederson la tiene sul destro per crossare profondo a cercare Miranchuk, palla messa fuori, Lukman di nuovo un cross, colpo di testa, palo e poi la palla dall'altra parte allontanata, colpo di testa di Scalvini, la palla sul palo, non c'era arrivato questa volta Leali, palo e poi palla che è uscita. Miranchuk, limite dell'area di rigore, Deron in buca dentro per Scamacca, a difesa del possesso, Scamacca la gira dentro, potente Lukman, la palla è lì e da terra Lukman, ma c'è il fischio dell'arbitro. Dopo la review, la decisione dell'arbitro è gol, gol convalidato, ha segnato Lukman e l'Atalanta è in vantaggio. Sblocca la partita molto difficile da sbloccare fin qui per l'Atalanta e fissa l'1-0 Lukman. Ekuban ha bisogno di supporto, lo trova in Gudmundsson, stop, vede la porta e calcia il palo esterno di Gudmundsson. La migliore occasione per il Genoa. Ripartenza con 4 giocatori della Dea, palla per Pasalic, allarga, controlla Ederson che chiude in porta 2-0 e match virtualmente concluso. Titoli di coda, dopo 2 partite l'Atalanta torna a vincere 2-0 sul Genoa.